Benvenuti, è un vero piacere aprire la quarta Pordenone Open Design Conference. Siamo arrivati al quarto anno e questa Pordenone Open Design Conference è speciale perché è parte della Pordenone Design Week. Siamo l'evento di chiusura di questa bellissima settimana di grande fermento, sia per i ragazzi che hanno partecipato ai workshop all'Università Lisia con le aziende, che con tutti gli eventi che sono stati organizzati a contorno, da arricchire ovviamente e a far sentire alla città, no, l'evento importante che stava accadendo. Io sono Giovanni Longo, sono consigliere del Pordenone Linux User Group, un'associazione che organizza assieme al Polo questo evento fin dal 2016, e sono curatore di questo evento e qui con me ci sono Iaco Rezzola, che è presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Unione Imprese di Pordenone, Confindustria. Abbiamo Fabrizio, docente ISIA di Design Management, okay, che porta i saluti ovviamente di ISIA dell'Università. E poi abbiamo il nostro presidente, neopresidente, perché abbiamo rinnovato da pochissimo il consiglio direttivo del Pineluga, Alain Modolo. Quindi facciamo un giro di saluti istituzionali in modo che ci presentiamo e possiamo partire ovviamente poi con i contenuti. Quindi do la parola a Lia. Okay. Grazie Giovanni, grazie dell'invito e benvenuti a tutti. E mi assesto, ecco. Intanto vi porto i saluti adesso faccio un elenco di enti e istituzioni, perché far parte della Design Week vuol dire in qualche modo entrare in un caos organizzato, dove ci sono tutta una serie di, come dire, anche persone, singoli, che credono con passione e partecipano a questa settimana. È un caso che noi chiamiamo sinergia, no? Per essere bravi e belli. E che sono di estrazione più varia. Poi ci sono anche alcuni gruppi che partecipano e che devo ringraziare, devo salutare in questo ringraziare in questa sede e dei quali vi porto i saluti. Iniziando dal consorzio che è universitario, che ospita ISIA, i corsi di ISIA Roma Design e di altre, naturalmente di altre facoltà, che insieme al gruppo giovani e appunto all'ISIA organizza la Design Week. C'è il comune, c'è la regione, c'è il COMET, che è il distretto della componentistica, abbiamo altri enti formativi, l'ADI di Udine e la BAUD, che sono, diciamo, scuole specializzate nella grafica e nella progettazione per l'industria. Abbiamo naturalmente Confindustria nelle varie espressioni, senior, territoriali di Pordenone, e giovani tutta la regione. La Camera di Commercio, e dovrei aver citato tutti. A lato abbiamo una serie di sponsor tecnici, di aziende che credono nel progetto, e il Festival della Complessità, che insomma fa parte di questo caos. Ho fatto l'elenco perché, oltre a annoiarvi un secondo dicendo qual è il centro della Design Week, volevo evidenziare il fatto che oltre alla parola design in tutte e due le manifestazioni come filo conduttore, che è abbastanza, diciamo, evidente come legame Pordenone Design Week e Open Design Conference, in realtà c'è di più di simile, ed è il motivo per cui quest'anno ci siamo serenamente integrati. Ed è il vostro tema, in realtà, la questione della comunità, perché la Design Week è un'aggregazione di più realtà che hanno fatto comunità partendo dal basso. Questo è un progetto che è partito da un professore che ha parlato con persone e che nel tempo, in 8 anni, ha coinvolto da 30 persone, adesso saremo 500, 600 che veniamo movimentati da questa settimana. Perché? Perché al centro c'è questo rapporto tra scuola e fabbrica, e quindi tra il mondo della formazione e il mondo della produzione di qualsiasi tipo. Durante la Design Week succedono tanti eventi nella città, tentiamo di comunicare che cosa? Che in università gli studenti divisi in gruppi insieme alle aziende lavorano su progetti concreti, la cui progettazione ha una durata di una settimana, e alla fine della settimana presentano questi progetti alle aziende committenti. Per molti è una prima esperienza con le dinamiche reali, le aziende naturalmente vengono innovate in mille modi, volevo solo evidenziare il fatto che loro
le aziende pagano per partecipare a questi workshop e acquistano i concept, diciamo, finali. In realtà vengono contagiati da una serie di innovazioni, tra cui tutti i software, ad esempio, che i ragazzi usano durante la progettazione, che spesso sono open source o comunque, insomma, molto spesso sono novità per le aziende che, diciamo, arrivano da un percorso più strutturato, più storico, e quindi hanno bisogno anche in questo campo di essere innovati. Quindi, niente, abbiamo avuto genesi indipendenti, però, insomma, i legami ci sono e sono, come dire, sono strutturali, sono legati al valore che tentiamo di portare con la Design Week, quindi al di là di ogni possibile ragione di marketing o di facciata. E quindi, niente, vi ringrazio per l'invito. Sì, io ricordo che in particolare Lia è stata, diciamo, il catalizzatore di questa sinergia, perché è stata ospite di edizioni passate e ha subito percepito la sintonia quanto a valori e obiettivi di eventi che però sono nati anche diversamente, hanno avuto, diciamo, una genesi diversa. Ci siamo trovati assolutamente allineati, la nostra associazione, il polo, quanto a obiettivi e valori, la dedizione al territorio, no, e portare innovazione, e quindi è stato praticamente naturale. Lo scorso anno, se vi ricordate, il tema era contaminazioni, è venuto fuori proprio dal fatto che abbiamo provato, no, con il primo gemellaggio, diciamo, tra gli eventi, a contaminarci, quindi, no, Open Design con Design Week, ed è stato uno sbocco naturale quello della sinergia piena e assoluta che veramente quest'anno si sentiva, no, una grande energia, una grande comunione tra le migliori forze, secondo me, del territorio. E quindi siamo molto contenti, e credo che anche la città abbia reagito molto bene all'evento, perché abbiamo visto tanta gente, tanto fermento. Anche ieri abbiamo contribuito con tre workshop, lezioni in vetrina, siamo stati molto contenti, c'è stata tanta gente, tanto interesse attorno ai temi che abbiamo portato, e sicuramente anche nelle altre vetrine. Do la parola adesso. Posso? Mi sono dimenticata una cosa. Trovate l'ingresso dei programmi della Design Week, dove ci sono naturalmente anche i workshop che sono stati fatti ieri. La sinergia è stata portare temi e aumentare la comunicazione, quindi aumentare la community. Ci sono anche in giro, non per tutti, ma delle copie che mi piacerebbe vi fossero utili in qualche modo quando consultate. Questo è il magazine che produciamo ogni anno come Design Week. Qui dentro ci sono tutti i lavori, tutti i brief delle aziende, quindi le domande che hanno posto gli studenti e tutti i risultati. La qualità anche grafica nella presentazione dei lavori è il nostro principale biglietto da visita, insomma, per tutto quello che facciamo. E niente, credo e concludo che con i due temi che quest'anno abbiamo in particolare evidenziato, quindi i due temi, i due macro obiettivi, più innovazioni possibile nelle aziende, più occupazione possibile per i ragazzi, sia, come dire, ben dimostrato da quello che abbiamo fatto in passato, ma anche da questa edizione, e sia un obiettivo, come dire, alto che ha messo a sistema il Friuli Venezia Giulia, e con cui insomma, anche credo il vostro mondo possa essere in sintonia. Grazie. Bene. Professor Fabrizio Rondo, Felisia. Vedi? Ecco così, dovrebbe. Ok, sì. Buongiorno a tutti e grazie, insomma, ringrazio Giovanni per aver permesso, insomma, la mia presenza, e dopo, diciamo, contribuirò in termini di nella tavola rotonda con alcune cose, e volevo in questa sede portare anche, cioè ringraziarvi anche voi della partecipazione, ringraziare anche Lia, che è veramente, io che conosco la Pordenone Design Week, è stata veramente la forza interna che ha permesso, insomma, di allargare questo. Infatti prima commentavamo, dico, benissimo, è nato, il bambino è nato, adesso dobbiamo farlo crescere bene, insomma, per cui, diciamo, ecco, quindi mi sembra corretto, insomma, anche attribuire anche a Lia quella che è stata una forza di coesione, sia personale che nei termini, diciamo, di ruolo suo anche più istituzionale, di rappresentanza. E porto un po' di saluti, porto i saluti del Consorzio Universitario, che è un'altra delle perle che abbiamo all'interno della nostra città,
da parte del dottor Zanni, e porto i saluti poi dopo del DISIA, di cui io faccio parte come corpo docente, quindi del professor Datti, che è il direttore di tutta l'ISIA, del professor Salvatori, che è il coordinatore della sede decentrata di Pordenone. Poi in due minuti vi racconto cos'è, e anche da parte, diciamo, del professor Marinelli, che comunque è il coordinatore, diciamo, del progetto della Design Week, no? Ed è il professore anche lui di ISIA. Allora, il consorzio universitario è una realtà che noi abbiamo, è un campus che raccoglie, insomma, è non solo contenitore e animatore, diciamo, e segreteria anche operativa e gestionale di ISIA, ma è anche, diciamo, un contenitore, è un campus eccezionale, è un contenitore, diciamo, di alcuni corsi unici dell'Università di Trieste, dell'Università, diciamo, di Udine. All'interno ISIA è un istituto pubblico, universitario pubblico, ha fatto 45 anni quest'anno e ha vinto anche un compasso d'oro, quindi è prestigioso, ma la cosa è soprattutto a Pordenone, dove il fatto di essere decentrati, attualmente si diceva qualche numero, ISIA oggi Pordenone ha più di 200 ragazzi iscritti. Non riusciamo a raccogliere, cioè a immatricolare tutte le domande, quindi siamo anche coinvolti in attività, diciamo, di selezione, ma soprattutto ISIA oggi è un design sistemico. Io insegno design management, quindi applicazione del design al mondo del business, cioè sono poi l'esempio, ci si confrontava con i ragazzi sono abituati a ragionare, diciamo, non solo sulla forma oggetto, che è evidentemente prevalente, ma anche su sfidarsi su dei temi diversi. È proprio un modo di approfondire. E dopo approfondiremo. Sì. Ecco, io vi ringrazio, termino, vi ringrazio e passo la parola al collega. Grazie. Ad Alen, prego. Grazie. Io sono abbastanza emozionato perché 7 anni fa siamo andati in 15 in una bettola a casa mia, adesso vediamo tutte queste cose, dico, allora è proprio vero, tanto da quello che volevo dire alla fine, no? È proprio vero che il pregiudizio pian pianino lo stiamo scardinando. Col software libero e con quella roba gratis non si lavora. Credo che oggi siamo l'esempio, durante tutto il giorno potrete farvi un'idea che si può lavorare e vivere, dare il panino alla famiglia anche e soprattutto con software libero. 7-10 anni fa avevamo il vecchio CEO di Microsoft che ci metteva il diavoletto, adesso mettono Microsoft Linux, cioè è cambiato il mondo. Nel mondo è successo qualcosa. E in tutto questo noi, piccola associazione, così inizialmente si prendeva come nerd, in effetti non è proprio così. Cioè, noi viviamo di soci, portiamo in giro quello che pensiamo, che prima di tutto una volta quando si presentava bisognava dirle noi per prime le parole. Adesso io l'ho sentito sia nel podcast in Rai Ragione, che vi invito ad ascoltare, dove ci sono, intervengono Lia e Giovanni, parole come comunità, eravamo i primi a dirlo, adesso dico finalmente questa spilletta che io porto sempre in giro, dove ci sono le quattro libertà, ok? La possibilità di modificare, di contribuire, di condividere soprattutto, condivisione. E sentirlo dire non solo da noi, dico ok, ha veramente cambiato qualcosa e sono molto più rilassato. E quindi ringrazio tutti quanti, ringrazio credo gli sponsor che ci hanno dato. Vuoi farlo tu, Giovanni? Sì, allora assolutamente grazie, perché la soddisfazione di aver costruito negli anni questo evento e quindi abbiamo avuto da subito un bel pubblico numeroso e avere quindi conquistato la fiducia di aziende che sono partner, che sposano assolutamente i valori dell'evento e dell'associazione, quindi è una doppia fortuna. Quindi ringraziamo Continuity, Reggiani Consulting, Link Spirit, Naxte
e Omnia Solution, che quest'anno veramente hanno dato un importante contributo, alle spese vive soprattutto, no? Perché qui ovviamente non abbiamo finalità di lucro, abbiamo la necessità, abbiamo la voglia di invitare relatori interessanti, portare contenuti interessanti e quindi di poter coprire queste spese. Tutto qua. Quindi un grandissimo ringraziamento a chi veramente, a queste aziende che hanno contribuito alle spese vive. Per il resto ovviamente il ringraziamento che abbiamo già fatto a tutte le istituzioni e gli enti che hanno patrocinato dal Comune, appunto al Gruppo Giovani e Un'Industria, agli ordini degli ingegneri e degli architetti di Pordenone, che ci hanno aiutato a diffondere l'evento e ovviamente nel caso degli architetti siamo riusciti ad accreditare un workshop al pomeriggio, quello sulla computer grafica con Blender, e quindi gli architetti potranno beneficiare dei crediti formativi partecipando al workshop. Ci sono già iscritti, credo, ma possiamo ovviamente anche raccogliere altri all'ultimo momento. Sì, sugli sponsor, volevo dire che 6-7 anni fa sono partiti anche loro come 16 soci, guarda di là che arrivano, ok? E da soci come tutti noi sono diventate aziende, lavorano e ci sponsorizzano, quindi grazie due volte. Abbiamo imparato tantissimo anche da Pioneer Lug, io posso parlare anche a livello personale, quindi ringrazio io voi per esistere. Benissimo. Poi vengo da un paese dove il Pioneer Lug ha fatto cose, dove se l'Italia lo sapesse secondo me succederebbero delle rivoluzioni. Mio figlio a scuola impara con Linux grazie a voi, perché vi serviva un po'. A noi. Abbiamo questa fabbrica. No. Benissimo. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Allora, direi solamente sì. Vuoi fare una parola? Chiamiamo sì. Direttamente. Allora, chiamiamo Marcello direttamente. L'abbiamo anche detto attraverso i social, l'abbiamo annunciato. E c'è un importante evento che impreziosisce ulteriormente, diciamo, il contesto della conferenza, ed è partito ieri. Si chiama Udo Sprint Code. Buongiorno. Ciao. E Marcello Frare, il nostro socio e uno dei membri del gruppo di lavoro UDU, ci racconterà, è la seconda edizione che facciamo, mm-hmm. Anche qui è un evento che questo gruppo adesso vi introduce, stiamo costruendo, stiamo cercando di creare qualcosa di molto interessante. Ecco, Marcello, presenta tu al meglio il gruppo, le finalità del gruppo UDU e il senso dello sprint che state facendo. È un po' difficile racchiudere tutta questa informazione in pochi minuti, cercherò di farlo al meglio. In pratica noi abbiamo trovato questo software che si chiama Udo, è un ERP, quindi un software gestionale per le aziende, open source, e ci ha subito piaciuto, è molto interessante, sposa pienamente le filosofie del PNLUC, quindi ci è piaciuto. E ci siamo addentrati in questa comunità, abbiamo cominciato a collaborare, questo 3-4 anni fa, alla fine abbiamo capito che c'è tanta carne al fuoco e ci siamo buttati in capofitto. Fatto sta che siamo alla seconda edizione di uno sprint code. Cos'è uno sprint code? E ci troviamo dei professionisti o amatori di questo software Udo, ognuno contribuisce con le proprie conoscenze e le proprie competenze per condividere il risultato finale. Il risultato dello sprint code si stabilisce prima, uno dice ci troviamo per un determinato obiettivo e tutti contribuiscono a questo. Quest'anno ci siamo posti in tema di design la possibilità di visualizzare gli oggetti 3D all'interno del gestionale, e quindi non solo potremo avere il mio oggetto che può essere non so, un telefonino, la fotografia statica di un telefonino, ma potrò vedere all'interno del mio gestionale il telefonino ruotandolo, ingrandendolo. E questo dà un valore aggiunto ulteriore al gestionale in sé. Per di più, se lo poniamo dal punto di vista dell'e-commerce, perché chi vuole comprare il telefonino non potrà visualizzarlo, ingrandirlo, vedere il dettaglio molto di più di quanto non si fa adesso. L'obiettivo di questo sprint, un obiettivo è questo qua, riuscire a portare questo oggetto 3D all'interno del gestionale, cosa che ci siamo riusciti. Quindi a fine evento, alle 5, ci sarà la pubblicazione e l'annuncio dei risultati, e quindi il gruppo Udo e il gruppo Udo, tutta la comunità dello sprint racconterà cosa sono riusciti a ottenere. Tenete presente che siamo in 20, che stiamo lavorando su questo progetto qua oggi e ieri, perché ci siamo trovati ieri, di cui più della metà viene da tutta l'Italia, quindi sono venuti apposta, preso aerei, treni, macchine, quello che serve per venire apposta a contribuire a questo, tutto gratuitamente, con lo scopo finale di condividere il risultato, perché a tutti ci conviene, ci fa piacere poterlo usufruire in fondo. Quindi è un meccanismo che cresce da solo
ed è fantastico secondo me, è proprio un meccanismo che bisognerebbe contagiare in tanti altri aspetti, non solo sull'ambito del software. Durante la conferenza approfondiremo proprio questo aspetto qua. Il gruppo DU è stata la prima sperimentazione di un modo diverso che la nostra associazione sta sperimentando per la formazione continua, l'aggiornamento alla formazione continua. E visto che siamo una comunità, abbiamo valori comuni, scopi comuni, e come visto che siamo anche tanti professionisti e aziende all'interno dell'associazione, abbiamo creduto che anziché partecipare separatamente a corsi verticali molto faticosi eccetera eccetera, poteva essere molto più interessante formarsi sperimentando insieme, condividendo le esperienze, partendo localmente da qui, però ingrandendo, appunto come lo sprint è un esempio, a tutta una comunità italiana. Quindi c'è una parte di attività locale che si confronta con il globale, no? Addirittura il gruppo 2 partecipa ai summit annuali a Bruxelles, no? Quindi c'è questa doppia attività e questa doppia sfida, no? Di più vorrei dire un altro particolare: questo sprint, oltre a fare l'oggetto 3D visualizzato, si è voluto anche approfondire, abbiamo fatto due track, due specialità su come coordinare a livello nazionale, perché non mondiale, la collaborazione, perché tutti siamo disposti a collaborare in qualche modo, tutti abbiamo questa volontà di poter contribuire, ma il come fare non è così semplice. Quindi un track di questi due giorni è specializzato nel definire le regole, come si fa a contribuire per quello che io posso fare. Sono bravo a tradurre, o anzi mi sento bravo a tradurre, come che devo fare, come che posso fare? Io sono bravo a testare per verificare se funziona o no il programma, quindi come devo fare? Io sono bravo a sviluppare, come devo fare? Esatto. Quindi tutte queste regole per far sì che le forze che vogliono contribuire sappiano come fare e coordinare queste cose. Questo non, che io sappia, non è stato mai stabilito a livello di UDU internazionale, che sono un mondo, sono milioni di utenti, nessuno ha mai stabilito queste regole di come si fa per contribuire, quindi lo scopo andrà oltre la nazione, perché secondo me... Ecco, hai appena messo sul fuoco proprio la carne che sarà il tema che cercheremo di trattare, la complessità di gestire la collaborazione, sarà una cosa che cercheremo di raccontarvi all'interno del percorso della conferenza e della giornata. Bene, vi ringrazio a tutti e direi che possiamo partire ufficialmente. Grazie.